Credo che si debba cominciare con la provincia e quindi Matteo Festi. Un saluto molto breve, io sono Matteo Festi, sono l'incaricato per le politiche di pace e cooperazione della provincia di Bologna e sono qui per, oltre che per portarvi il saluto della Presidente della provincia Beatrice Draghetti, anche per dare un po' il senso dell'inserimento di questa iniziativa così importante sul disarmo nucleare all'interno di un quadro più ampio di iniziative che si chiama Segnale di Pace. Forse qualcuno di voi ha trovato questo libretto all'ingresso. Segnale di Pace è un insieme di iniziative e di eventi legati al tema della pace che per il secondo anno la provincia di Bologna, insieme al tavolo provinciale per la pace, sta organizzando. Il tavolo provinciale per la pace è una scommessa della provincia di Bologna, in particolare della Presidente Draghetti, che 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, quando iniziò il suo mandato amministrativo, ha posto in maniera forte l'accento sul tema della pace nelle sue scelte di politica amministrativa della provincia. E nel marzo dell'anno scorso è stata lanciata la proposta di creare questo tavolo provinciale per la pace, un luogo in cui in maniera direi informale e con grande spirito di collaborazione e di amicizia sono chiamati a partecipare gli enti locali, le associazioni, le realtà organizzative del territorio che in qualsiasi modo e a qualunque titolo si occupano del tema della pace. Era una scommessa quando abbiamo iniziato e posso dire a distanza ormai di 1 anno e mezzo che questa scommessa la possiamo considerare in qualche modo vinta, perché la partecipazione, come potete vedere anche da questo libretto, è ampia e variegata. E mi piace anche dire che tra i protagonisti più assidui dei lavori del nostro tavolo ci sono proprio il Garci di Padre Angelo e la rete Lilliput, che sono tra i promotori di questa iniziativa. La pace è un tema che ci interessa tutti, è un tema che ha diverse sfaccettature, è un tema che coinvolge la responsabilità dei singoli, delle associazioni e delle istituzioni. Per questo la provincia di Bologna, per questo la Presidente Draghetti ha investito in maniera particolare su questo tema, per questo esiste il tavolo provinciale per la pace, per questo ci sono i segnali di pace, che sono piccoli segni appunto che cercano di aiutare il territorio e la comunità della provincia bolognese a riflettere, a confrontarsi sul tema della pace. E mi fa piacere in particolare essere qui oggi perché, oltre appunto al fatto di ritrovare Giancarla, di essere insieme a tanti amici del tavolo provinciale, credo che il tema di cui oggi si discute sia di una attualità talmente stringente che è opportuno e direi quasi anzi necessario che ci sia un confronto e un dibattito su un tema che ci riguarda, come abbiamo visto anche dal filmato, molto più da vicino di quanto non vorremmo e di quanto magari non possiamo nemmeno immaginare. Io non vi rubo altro tempo, vi ringrazio per la vostra presenza qui, vi auguro naturalmente un buon lavoro per la vostra giornata, io purtroppo tra qualche minuto dovrò assentarmi per altri impegni, comunque vi lascio in ottime mani e vi auguro davvero buon lavoro e grazie a tutti. Bene. Roberto Panzacchi, consigliere del Comune di Bologna. Grazie, buongiorno a tutti, sono consigliere comunale dei Verdi, sono anche presidente della Commissione Cultura, abbiamo collaborato, partecipato in maniera limitata, comunque insomma sostenuto questa iniziativa. Ieri assieme a Padre Cavagna eravamo a una presentazione della campagna di Padre Zanotelli sul disarmo atomico e proprio si riteneva importante, si discuteva sul fatto che è un tema quantomai d'attualità anche perché l'attenzione sul tema del disarmo forse è troppo bassa e quindi iniziative come queste aiutano a rilanciare questi temi a sostegno di iniziative, all'allargamento anche di queste iniziative. Con i gruppi consiliari che abbiamo sostenuto, insomma i Verdi di Fondazione, avevamo costruito anche un ordine del giorno all'interno del Consiglio Comunale che è stato poi recepito da tutta la maggioranza.
contro le banche armate, e quindi il Consiglio Comunale del Comune di Bologna ha adottato un ordine del giorno dove appunto si presta l'attenzione su questo, su quello che sono questo problema. Siamo allo scadere della convenzione, entro il dicembre del 2006 dovremo rinnovare la convenzione con una banca. Il Comune di Bologna è un'azienda la più numerosa in regione, con 5.000 dipendenti, e se si pensa solo a questo, ma quello che è la mole di soldi che si muovono rispetto a questo tema, è sicuramente importante, un passo significativo, l'idea di poter lavorare, orientare le scelte anche in base alla convenzione con una banca che non abbia complicità con la guerra. Per questo quindi sono qui anche a portare il sostegno di tanti consiglieri comunali che si muovono su questo tema, e quindi a partecipare con interesse a quello che saranno questa giornata. Grazie. Bene. Allora, oggi pomeriggio ci saranno anche altre presenze. La mattina è riservata un poco ai lavori di quelli che si impegnano in attività ben precise sulle tematiche di cui stiamo parlando. È qui presente un testimone molto importante, che si chiama Marica Luciano, che è un protagonista. Allora, io credo che sia molto importante che ci sia questa nuova ripresa del discorso e questa seconda apertura. Buongiorno a tutti, ringrazio questo comitato di essere oggi qui presente, perché è una cosa per me molto importante. Io, diciamo, sono promotore di queste battaglie in Sardegna, di Capo Teulada soprattutto. Ho iniziato nel 96 e fino a oggi sono ancora combattendo, diciamo, questi militari che portano nella nostra zona non benessere, ma bensì portano disoccupazione, carestia e malattie, e anche morte. Però io di queste cose non me ne voglio tanto occupare più di tanto, perché c'è gente che è più studiata di me e le esprime molto meglio di me queste cose. Io voglio parlare di questo film che, diciamo, è la realtà, non è un film inventato, è un film fatto, diciamo, senza attori e senza... I protagonisti siamo veramente i pescatori, ecco. Mi dovete scusare perché il mio linguaggio non è noto, perché io a scuola non ci sono andato. Sono da 6 anni lavorando con mio padre per mantenere la famiglia, perché io sono il maggiorenne, eravamo 7 in famiglia. Perciò la scuola mi è mancata. Scusatemi perché non posso esprimere come io vorrei. Però ci sono riuscito a sensibilizzare l'opinione pubblica in Sardegna, diciamo, e a darmi anche ragione di quello che io ho fatto, perché io faccio il pescatore e questi militari, diciamo, forse NATO, non solo militari italiani, ma bensì gli americani soprattutto, venivano nel nostro territorio e non ci facevano lavorare. E noi siamo arrivati a un punto veramente che c'era la fame. Fino al 96 abbiamo tenuto, poi dopo il 96 siamo scesi in campo, facendo battaglia, diciamo, tutti i giorni. Abbiamo iniziato con 4-5 persone e siamo arrivati, diciamo, al massimo, coinvolgere i pescatori. Eravamo 700 pescatori, non è mancato nemmeno uno, tutti ci hanno seguito in queste battaglie qui. E era dura, durissima. Quando c'era la sinistra abbiamo combattuto per un paio d'anni e ci hanno dato un indennizzo. Quando sparavano ci davano, diciamo, 60.000 lire al giorno quando sparavano. Quando non sparavano non ci davano niente, però ci facevano lavorare nella zona, diciamo, interdetta, dove non si poteva pescare per 365 giorni all'anno. E noi per andare a pescare dovevamo fare chilometri e chilometri. Però questi soldi non erano sufficienti. Abbiamo chiesto un risarcimento danni, diciamo, più equo per campare la famiglia, e non ci è stato risposto mai niente. Facevamo delle manifestazioni e
tutti erano sordi, muti. Allora ho deciso di fare veramente le grosse manifestazioni, andando in famiglia, pescatore, pescatore, dealer, guardi che dobbiamo manifestare e occupare, se no noi qui ci mandano via di casa nostra. E così abbiamo iniziato queste grosse lotte. Per disgrazia ci è andata la destra a comandare quel governo, e abbiamo fatto una grossa manifestazione e ci hanno preso in giro, dicendo queste parole: guardate, è tutto pronto, tutto fatto, l'indennizzo che voi avete cercato è tutto risolto. E abbiamo bloccato, diciamo, le basi NATO, che non è facile, ci sono 150 aerei, ci sono 120 navi, ci sono da 9.000 a 15.000 militari, e queste costavano caro a loro. Abbiamo fatto questa manifestazione con tutte le marinerie. E ci hanno accordato, come nel film, 2 anni di indennizzo arretrati e basta. Allora ci siamo divisi, le 2 marinerie, Sant'Anarese e Teulada, per il motivo che Sant'Antioco e le altre marinerie non hanno voluto fare questa lotta, perché è una lotta lunga. Abbiamo proseguito allora le 2 marinerie, Sant'Anarese e Teulada. Questo è dopo il film che sto parlando adesso. Beh, per 2 anni, abbiamo manifestato per 2 anni consecutivi senza farle sparare un colpo, e noi senza fare una giornata, giorno e notte manifestando a mare con le barche. Abbiamo fatto 4 blocchi navali che costava miliardi e miliardi ogni blocco navale che venivano lì e non sparavano. Ecco, siamo andati a Roma. Abbiamo contrattato con il sottosegretario Salvatore Cicco, ci ha detto: guardate, tutto a posto, entro, e io l'ho dato un termine, entro 10 giorni, se non la cosa è firmata, noi torniamo a scendere in campo. Vai tranquillo, tutto a posto, andiamo a casa, però abbiamo sempre tenuto il presidio, quei 10 giorni. Entro 10 giorni non è arrivato niente, arrivano di nuovo le forze armate, che si inglori, a sparare lì, fuoco vivo, no? Che non mica fuoco vivo. E siamo rimasti 15 giorni bloccando le navi lì, 150 navi, i 120 navi, 150 aerei, eccetera, e costava soldi allora. Per 2 anni non sono riusciti a sparare? No, nemmeno un colpo, per 2 anni nemmeno un colpo. E automaticamente abbiamo chiesto allora che veniva personalmente, non Salvatore Cicco perché ci ha promesso e ci ha ingannato, questo era, diciamo, di Forza Italia, e tu era sardo, Salvatore Cicco, no? Che ci dava una mano, ma una mano per affogarci, non per altro. Allora noi abbiamo chiesto, non di Salvatore Cicco, ma bersì dal ministro, il ministro Martino, di venire personalmente, non noi a Roma, ma lui a bordo a noi, in barca, per contrattare. E così è successo. Sì, è venuto Salvatore Cicco, ma in veste del ministro. Abbiamo contrattato a bordo, automaticamente le nostre richieste sono state accolte. Dopo un mese siamo andati noi dopo a Roma, abbiamo firmato l'accordo e abbiamo ottenuto 15.000 euro all'anno di indennizzo, non più 60.000 lire al giorno, 30 euro al giorno, e più la firma della bonifica che noi abbiamo chiesto. Più di 30 miglia di costa bonificata, e la firma è stata fatta, però non è stata eseguita dopo, dicendoci che era impossibile fare questa bonifica perché costava molto cara, che era meglio farci a tutti noi pescatori e metà della Sardegna una villetta in Tunisia più di non bonificare. Ecco, anche questo è stato un appresamento in giro. Adesso vorrei tornare un po' indietro per il film. Quando avete visto "Oggi è la giornata più bella della mia vita", era vero, perché abbiamo bloccato quei carri armati che stavano partendo per Iraq a fare la guerra, per me era per fare la guerra, li hanno bloccati e hanno fuso 4 carri armati, i 4 di quei millepiedi, io li chiamo, quei camion grossi, no? Hanno fuso e non sono potuti partire per l'Iraq perché non si sono potuti addestrare. Per quello ho detto dopo, questa è la giornata più bella della mia vita, era vero. Almeno quello fatto. Credo che ci sia un grazie particolare per Luciano e per
tutti gli altri amici e compagni che hanno lavorato con lui in una impresa così importante e così nascosta e così taciuta. Queste informazioni non circolano e qui credo che ci sia molto del limite del nostro volere fare pace, volere far crescere una cultura di pace che è anche una cultura di positività, di lavoro, perché molto di quello che ha detto Luciano è legato anche ai problemi del lavoro. La guerra è sempre miseria, povertà, e anche quando ci sono solo armi schierate c'è questa occupazione che ormai non conosciamo quasi più, ma la parola precisa era la servitù militare. E c'erano aree del paese espropriate ai diritti della difesa. C'erano nell'Alto Veneto, perché si temeva sempre l'invasione da est. E cose che hanno pesato non soltanto sulla coscienza pacifista generale, ma anche sulla possibilità di vita autentica, autonoma. Credo che sia molto importante che da iniziative come questa sia nata anche la cultura di governo della Sardegna, perché alla Maddalena il presidente Soru è riuscito ad ottenere l'allontanamento della base militare. Se ci fossimo portati sul terreno della Maddalena avremmo avuto, come dire, non un risultato così brillante, perché la gente ormai era legata all'economia che la base della Maddalena produceva e che condizionava il livello di vita di questa isola. Cose che sono accadute, che abbiamo visto in positivo, non curate dalla stampa, per fortuna raccolte per altro verso dall'istituzione e quindi rese note a tutti. Ma quello che importa è il senso di continuità, tenacia, rigore nel portare avanti le proprie ragioni di resistenza a forme che vengono contestate. È certamente stata una difesa molto forte degli interessi popolari di Capo Teulada, ma è una resistenza forte e non violenta. Ha impedito azioni di forza da parte delle forze armate, che erano forze di occupazione in qualche modo. Quindi è estremamente interessante rendersi conto che si può vincere partendo anche da iniziative di base. Ma questo non giustifica il fatto che noi viviamo in una società molto poco attiva su questo. Pare che la pace sia interesse di tutti, pare che tutti si dichiarino a favore, però l'inerzia è grande, per cui ci troviamo qui come gruppi minoritari di una società che ha bisogno invece di una partecipazione maggiore e ha bisogno di maggiore informazione, perché io non parto certo da me, che sono fra i più anziani di qui, anziani nel senso di testardaggine e testa dura, insomma, che quello è un requisito fondamentale, ce ne sono altri che vedo qui attorno, ma vorrei che ci fosse una presenza molto più forte e molto più larga di giovani, perché si sta verificando in molti settori, da quelle del lavoro che cambia, a quelle della condizione delle donne che cambia, a quelle appunto del rapporto pace-guerra, una divaricazione generazionale. Non stiamo trasmettendo con tutta la forza che sarebbe necessaria e che potenzialmente c'è, perché abbiamo una storia molto bella anche e molto positiva, ma non si sta riflettendo come se i giovani fossero soli,
e invece dovrebbero sentire l'appoggio di una tradizione solida che vuole però aprire al futuro, perché il problema è questo. E qui noi abbiamo nuove difficoltà. Abbiamo attraversato in questi ultimi settimane, mesi, una mortificazione grande, a mio avviso, quella di vedere il pacifismo e la non violenza farsi violenti verbalmente. Io credo che non sia possibile accettare che quelli di noi, ciascuno di noi probabilmente, che crede di essere nella verità, la imponga ad altri. Il modo è quello di riflettere, ragionare, farsi coinvolgere e coinvolgere. È una mia abitudine dire che la logica amico-nemico nasce non quando c'è il conflitto dichiarato, nasce prima. E quindi è causa anche, oltre che fenomeno, del nascere, dell'esplodere della conflittualità. Quando uno pensa di avere tutta intera la verità, e poi diventa fondamentalista, poi impone, anche senza accorgersene, e non ascolta l'altro, non ascolta un altro pezzo di verità, perché la verità è una ricerca e ci sta davanti e dobbiamo perseguirla con metodi argomentativi. Noi può darsi che riusciremo a fare anche delle cose, l'amico della Sardegna ce ne indica la strada, ma è evidente che nessuno ha ricette in tasca per dire domani produciamo un'iniziativa veramente coinvolgente il paese, determinante le scelte di governo e così via, anzi le subiremo, ma è importante che ci collochiamo nella misura giusta. Non solo non giova a nessuno radicalizzare le posizioni di piccolo gruppo, già che siamo minoranza anche prendendoci insieme tutti quanti, ma impedisce quello che invece oggi è necessario, che sarebbe anche una specializzazione. Io credo che tutto il mondo assume maggiore complessità in questa fase di cambiamento, in questa fase di globalizzazione, in questo caso di conflittualità non soltanto bellica, ma anche economica, sociale, culturale, e quindi credo che sia importante tenere conto di quanto è necessario verificare, studiare, cercare di approfondire per settori. Io da parlamentare ero in commissione difesa, devo dire che non c'ero per fare pacifismo a oltranza, c'ero, altrimenti sarei andata in commissione agricoltura, c'ero per portare avanti delle logiche e mi sono occupata per esempio di commercio delle armi. Devo dire che è stato con dispiacere che io ho visto arrivare una legge che regolava anche il commercio delle armi per l'Italia, che non ce l'aveva, e una legge certamente non perfetta, come per tutti gli altri paesi, con i buchi necessari per poter fare ugualmente mercato, ma non ho visto la possibilità di arrivare a una rete europea che imponesse degli standard, primo per l'assenza di movimenti equivalenti negli altri paesi europei, secondo perché una volta ottenuta la legge il movimento ha tirato la copertina sul volto e ha cominciato a ridormire su questo tranquillo che c'era una legge, che non è così, le leggi vanno anche controllate e fatte applicare. Oggi la specializzazione di quello che riguarda il sistema delle armi è enorme. Noi non abbiamo, oggi parleremo prevalentemente del nucleare, ma pensiamo al chimico e al biobatteriologico. Abbiamo visto alcune forme di sperimentazione che non vorremmo vedere replicate, ma anche ai tempi di Annibale si avvelenavano i pozzi, quindi, come dire, la gran bontà dei cavalieri antichi non dura mica a lungo,
di le armi che ci sono possono essere impiegate, e il chimico non è controllabile, e tantomeno il biobatteriologico, che ha provette così piccole che possono produrre danni irreparabili. Ecco, io mi fermo solo qui, ma poi ci sono tutti gli altri argomenti, la presenza delle donne, quanto è stato danno, quanto è danno per tutta la società non avere la presenza delle donne a integrare col loro pensiero, con la loro storia, il cammino futuro dell'umanità, di un'umanità che deve essere migliore, che non può andare avanti soltanto con chi ha sempre avuto il privilegio della forza e dell'autorità. Ma c'è il problema stesso delle gerarchie e delle autorità. Come smantellarle nell'ordine sociale, nell'ordine civile? C'è un'infinità di questioni che vengono tutte insieme a confluire, e quindi è giusto che molte associazioni, molti gruppi si specializzino e non siano di pacifismo generico che, come dire, può portare alla prossima esplosione di una guerra, a fare la marcia Perugia-Assisi con sempre meno affluenza, per scadimento del principio simbolico che questo valore storico ha avuto fin qui. Credo che l'inflazione che abbiamo avuto solamente di formale adesione a un cartello non sia stata positiva fin qui. Ecco, io avrei voglia di continuare, perché a me piace, sono appassionata, sono tanti anni che, e da tanti anni, come dire, porto rabbia e pazienza. Porto pazienza perché so che non tocca alla mia generazione, né a quella futura, né a quell'altra ancora, realizzare orizzonti di pace. E tuttavia è necessario andare per quel cammino, portare iniziativa in quella direzione, fattiva, creativa, di fantasia, di pensiero, di costruzione, di idee, ma anche di iniziative, di visibilità, di qualcosa di più concreto. Il tempo è quello che è. C'è pessimismo? Vedo molto pessimismo. Eppure non è così male, se ci pensate. Quei principi che chiamiamo diritti umani sono stati pronunciati sul piano etico da sempre, da Socrate, da Antigone in qua. Sono diventati diritto internazionale solo dal 1947. E vuol dire che sono diritti, li potremo fare viaggiare nell'ambito delle leggi, li potremo fare veramente parte di una giustizia. La guerra, non è così banale dire che la prima guerra mondiale aveva il Ministero della Guerra, che è poi diventato Ministero della Difesa, che pressappoco è la stessa cosa. Il simbolico vuol dire molto. Fino al Ministero della Guerra, la guerra era un valore. Oggi che siamo desolati di vedere le guerre umanitarie, dobbiamo pur dire che il bisogno che ha lo stesso corpo specializzato della difesa, l'esercito, di mettere un aggettivo a fianco della guerra per giustificarla, significa che la guerra non è più un valore per nessuno, perché significa morte, significa distruzione. E allora ecco che dobbiamo cogliere anche i segnali che vengono dalla storia. Anche la globalizzazione ci può facilitare una nuova cultura. In questo senso credo che giovi cercare anche fra di noi di essere magari anche competitivi, perché io mi specializzo in questo e in questo do competenze, ma sia necessario realizzare una rete collaborativa di iniziativa, di pensiero, che si rivolga soprattutto al futuro. Noi non possiamo tutte le volte essere sorpresi dal fatto che arriva una nuova guerra, dal fatto che scoppiano i conflitti. I conflitti ci sono, vanno interpretati, e la guerra va prevenuta. Si previene solo se si conosce. Purtroppo abbiamo la zona del Medio Oriente, Israele e Palestina, che conosciamo dal 1947. Anche questa è un'altra data che
viene a confondere le nostre idee per le nostre incapacità. E però anche lì non confondiamo la solidarietà, che va certamente al popolo che è vittima, che ha subito morti, distruzioni di case, perdita di dignità di popolo, con le vie della pacificazione. Per cui non si può dire Israele come se fosse tutti i cittadini di Israele, e bisogna capire la paura introiettata dalle persone, il senso di smarrimento che c'è anche in quel paese, e tenere conto che nella conflittualità non si può prendere posizione, perché chi prende posizione lo prende su un piano solidale di aiuto, di assistenza, ma nel momento in cui deve cercare gli equilibri di pace, e deve capire che c'è anche l'altra parte, se no si entra dentro quella logica di stare da una parte e quindi di assumere la difesa di una parte e di schierarsi e quindi di partecipare al conflitto. Ecco, sono cose sulle quali credo molti possono anche avere dei dubbi, gradirei che venissero fuori, ma credo che sia anche molto importante che parliamo di quello che ci riguarda molto da vicino come gruppi. Il primo intervento dovrebbe essere Paolo Barsotti di Camp Derby. Buongiorno e grazie alla provincia di Bologna, al GAVCI, per aver organizzato questo incontro. Io farò una breve storia di quella che è stata di quella che è l'insediamento della base di Camp Derby a Livorno. Una breve storia è necessaria perché oramai risale a più di 60 anni fa. È stata installata nel 1944, subito dopo la liberazione di Livorno e di Pisa, e subito gli americani hanno capito l'importanza strategica della posizione logistica, con il porto a disposizione. Tant'è vero che i primi conflitti sono arrivati proprio all'inizio degli anni 50, quando veniva impedito la ricostruzione delle banchine che erano andate distrutte durante la guerra, per poter evitare che il porto riprendesse il proprio lavoro di commerciale che prima faceva, e veniva invece privilegiato quello che era l'uso militare anche di stoccaggio della merce della base di Camp Derby, che inizialmente serviva da appoggio alla base austriaca. Questo è andato avanti con non pochi conflitti, non solo per gli impedimenti che veniva fatti sulla ricostruzione del porto, ma anche per i mezzi che venivano utilizzati nell'affidare il lavoro alle maestranze portuali. Ci fu un vero e proprio rifiuto da parte del comando americano di affidare il lavoro alla compagnia portuali, che era quella abilitata, ma venne costituita una nuova compagnia, in pratica, una nuova cooperativa, che era la sezione speciale sbarchi e imbarchi degli USA, alla quale venivano affidati tutti i lavori. Naturalmente dovevano essere persone che passavano al vaglio di quello che era il giudizio degli americani. Tanto per dare un'idea, la contrattazione sindacale poteva essere fatta soltanto dai sindacati CISL e UIL e non da quello della CGL. Questa premessa storica, che mi fermo su questo punto, si rende necessaria perché tutt'oggi, nel 2006, dentro la base di Camp Derby, non è possibile per i lavoratori italiani iscriversi al sindacato della CGL e non c'è possibilità, tantomeno, di rappresentanza interna. Dopo questo periodo, che è durato parecchi anni, di battaglie, di lotte tra gli operatori portuali di Livorno e il comando americano, alla fine del 68 è stata chiusa la sezione speciale sbarchi, e le banchine del 64, che erano riservate all'uso delle navi militari americane, sono state restituite all'uso commerciale.
Oltre a questo dobbiamo tener conto di fattori allarmanti che ci sono stati all'interno della base. Ne cito uno, l'ospitalità e l'addestramento che veniva fatto da neofascisti che poi hanno partecipato al tentativo di colpo di Stato conosciuto come Gladio. Questo tanto per dirne una. Però possiamo poi andare a problemi di sicurezza, perché la Camp Derby è un'area di stoccaggio di armi, si parla di armi ufficialmente di mezzi cingolati e di armi convenzionali, non è, però è coperto da segreto, nessuno può entrare a controllare, quindi ci sono anche delle voci che parlano di testate nucleari. Nel 2000 ci furono dei danni che subirono dei magazzini dove erano stoccate delle bombe. Questo venne taciuto, è stato poi saputo nel 2003 grazie a un giornale americano che è venuto a sapere di quanto era accaduto, è stato poi pubblicato. Quindi anche problemi di sicurezza che invece dovrebbero essere resi pubblici, dato che è vicina a un'area molto pericolosa, perché ci sono due città a 10 km di distanza l'una e l'altra, che sono Livorno e Pisa, ma c'è anche insediamenti industriali, c'è uno Stanich che è una raffineria, una delle più grosse d'Italia, quindi problemi di esplosione che potessero verificarsi all'interno della base avrebbero delle ripercussioni che possono essere immaginate. Un altro fattore da ricordare è quando nel 2003 sono partiti da Camp Derby mezzi cingolati e armi che erano destinate alla guerra in Iraq. C'è stata una protesta da parte degli operatori del porto di Livorno, fu dichiarato lo sciopero e fu chiesto minacciato di non procedere agli imbarchi. Fatto sta che con l'aiuto e la scorta della Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, i convogli sono poi stati portati comunque dentro Camp Derby al Varco Galvani di notte alle 22 e sono stati imbarcati da maestranze arruolate specificatamente dalla base di Camp Derby. Quindi problemi di conflitto ci sono sempre stati e hanno sempre dato una doppia veste rispetto a quello che era il rapporto tra le due città che convivono con Camp Derby e la base stessa. Una doppia veste perché comunque è una base che ha portato lavoro, un po' come è successo per la Maddalena, che nel fatto con la sua presenza comunque garantiva posti di lavoro. Posti di lavoro che non sono solo quelli interni, ma sono dei lavoratori interni, ma sono anche posti di lavoro dell'indotto, aziende che lavorano esclusivamente per manutenzione all'interno di Camp Derby, quindi dal punto di vista economico ci sono molte difficoltà a combattere una lotta verso una che porti a una chiusura di Camp Derby. Il comitato per Camp Derby si è costituito nel marzo del 2005. Dopo pochi mesi c'è stata una notizia che ha fatto mobilitare subito tutta la Toscana. È stata quella della richiesta da parte del comando americano del raddoppio della base. Raddoppio che doveva essere di natura logistica, ovvero ottenendo la disponibilità di una parte di area dove è destinato l'interporto della zona di Guasticce. Questo serviva appunto per stoccare armi, per creare un nuovo punto di aggregazione di materiale bellico per poi essere pronto a essere spedito in tutta la zona calda che è quella del Mediterraneo. Da Livorno si raggiunge con facilità tramite le navi qualunque zona.
Questo naturalmente ha creato una protesta che è venuta dalle persone, dal comitato, ma anche dalla popolazione, che ha subito, si è subito fatta sentire. La prima importante è stata quella della giunta comunale di Colle Salvetti, che ha fatto un emendamento, un ordine del giorno che è stato approvato a maggioranza, con la quale affermava la sua intenzione a non cedere in alcun modo i territori per questo insediamento. Il comando americano ha smentito questa voce, però nel contempo si è fatto sentire sotto l'aspetto occupazionale, quasi a forma di ricatto. Ci sono stati 50 contratti che erano contratti a termine che non sono stati rinnovati. Altri 87 persone sono state, gli è stata mandata la lettera di licenziamento. Questo perché queste persone lavoravano sulla manutenzione dei mezzi semoventi che ritornano dalle campagne di guerra e devono essere sistemati. Questo lavoro veniva fatto all'interno di Camp Derby. È stato adesso trasferito in buona parte in Romania, che il governo rumeno ha dato delle aree a disposizione pur di avere in cambio dei posti di lavoro. Queste 87 persone sono state, la lettera è stata confermata, poi per interventi avvenuti sia degli enti locali che anche del governo sono state fermati e nel corso di novembre dovrebbe essere deciso se applicare leggi speciali che consentano una cassa integrazione oppure altro. Ecco, questo è un po' il quadro che vi ho fatto, spero di essere stato breve. Perfetto. Volevo un attimo fare un accenno. Quello che ci siamo resi conto noi in questo periodo in cui il Comitato ha esercitato le campagne e iniziative è che la cosa importante è coinvolgere la popolazione, perché purtroppo quando ho sentito anche nel firmato l'assuefazione di alcune persone alla presenza delle basi americane, questa stessa cosa l'abbiamo anche noi a Livorno, perché la base è sempre stata lì e invece dobbiamo operare proprio verso le popolazioni. Per far questo è necessario, a mio avviso, operare in rete tra tutti quelli che sono i comitati che operano con le basi. Adesso Patrizia Creati, che è già qua. Buongiorno, sono Patrizia Creati, vengo da Firenze, quindi vedo che ci avete fatto iniziare a noi toscani. Io vengo da Firenze a nome del Comitato Fermiamo la Guerra di Firenze e del gruppo di lavoro Via le Bombe da Aviano. Il nostro capoluogo risente dei problemi a cui hanno fatto riferimento coloro che hanno parlato fino adesso, vale a dire l'inerzia e l'assuefazione. L'inerzia, poiché i fiorentini evidentemente ritengono di non essere particolarmente coinvolti in problemi riguardanti vari aspetti della militarizzazione del territorio, ad esempio sentono la base di Camp Derby lontana, sentono il porto di Livorno tra l'altro nucleare o comunque a rischio nucleare lontano, sentono l'aeroporto Vaccarini di Grosseto in cui sono stoccati gli Eurofighter lontani, eppure sono vicini perché fanno parte delle zone preferite per le vacanze dei fiorentini stessi. Quindi il problema dell'inerzia e il problema anche della suefazione è un problema gravissimo. Il Comitato Fermiamo la Guerra è nato come un semplice coordinamento di associazioni, di gruppi, di singoli cittadini attorno alle grandi mobilitazioni, vi ricordate, nate attorno alla guerra irachena. È rimasto ancora in piedi, chiaramente si sta trasformando e all'interno del Comitato finalmente lo sguardo si è orientato verso la tematica del disarmo e in modo particolare la questione del disarmo nucleare.
Quindi abbiamo fatto volantinaggi, conferenze stampa e via discorrendo. La tragedia libanese e poi l'estate hanno interrotto i lavori e abbiamo ripreso. Il gruppo, è presente qui anche l'amica Mirella Catalano, siamo una decina di donne, questo Lidia, stranamente il discorso del disarmo atomico per adesso sta interessando lo sguardo femminile. Le donne in nero infatti partecipano attivamente a questa cosa e questo ci fa molto piacere perché c'è bisogno di uno sguardo particolare anche per arricchire il discorso sulla pace contro il disarmo anche di questo elemento, ma non è detto che rimanga così, è aperta ovviamente la cosa. E, è nata presto nell'attività del nostro gruppo, che per adesso è limitata all'autoaggiornamento su 10 punti che abbiamo individuato inerenti al nucleare, quindi la base di Aviano e di Ghedi, quindi le due basi atomiche, stiamo elaborando dei materiali, la questione del nuclear sharing, quindi la condivisione dei paesi dell'alleanza NATO con gli Stati Uniti dell'ospitalità di testate nucleari, il problema del Mediterraneo nuclearizzato, i porti nucleari, l'origine dell'atomica, quindi Hiroshima e Nagasaki, e il trattato di non proliferazione nucleare. Attorno a questi punti stiamo procedendo a un altro aggiornamento, ma anche all'elaborazione di semplici materiali, perché materiale ve ne è tanto, però difficile, abbastanza e comunque ingombrante, che andrà semplificato, ridotto e reso accettabile alla donna che va a fare la spesa alla Coop, che sarà la nostra interlocutrice, i nostri interlocutori a breve. Con piacere però abbiamo visto che negli ultimi mesi attorno all'appello di Alex Zanutelli si è formato un gruppo di associazioni, singoli e via discorrendo che hanno raccolto il grido di fermiamo la bomba atomica e adesso vi è un appello che si chiama fermiamo chi scherza col fuoco atomico. Bene, il nostro gruppo partecipa anche nella nostra città a una rete che sta sorgendo e che è in parte sorta e che è formata appunto dalla Fucina per la non violenza, le donne in nero, il movimento umanista e anche il gruppo pace dell'Unione del quartiere 4. Il quartiere 4 è un popoloso quartiere fiorentino, forse dove la Firenze vera non è quella sotto la cupola dei Brunelleschi, ormai appartiene più ai giapponesi, agli americani che non ai fiorentini, e è interessante vedere come un gruppo come misto come quello dell'Unione abbia reagito positivamente all'idea di lavorare in rete sul disarmo atomico. Bene, questi gruppi si tratta di poche decine di unità, naturalmente si tratta di ricostruire dal basso in rete. Anche chi mi ha preceduto, l'amico Paolo mi pare abbia fatto riferimento a questa necessità di parlare con la gente e ricominciare dal basso, anche per evitare quelle distorsioni a cui faceva riferimento la nostra relatrice, no? Si sono manifestate all'interno anche del movimento pacifista delle imposizioni di linee, come si diceva un tempo, calate dall'alto e via discorrendo. Certo, perché se è vero, permettetemi questa piccola parentesi, che la stagione delle grandi mobilitazioni su quei temi, no, alla guerra, all'Iraq e tutto eccetera, è finita, non è finita la coscienza della pace della gente, bisogna vedere come ricominciare e su quale elemento. Ci è sembrato quindi importante collegarsi con questo movimento di idee, di proposte e di incontri che speriamo dia vita a una vera e propria campagna contro il disarmo atomico. I fatti di cronaca, purtroppo, vediamo la vicenda della Corea del Nord, ma non solo, ci danno sempre più motivi per capire che è necessario avviare tutti insieme, unitariamente, una campagna contro il disarmo atomico per far sapere ai cittadini, anche al nostro paese, ciascuno nella propria città, ciascuno nella propria regione, che il nostro paese è coinvolto in prima persona nella proliferazione atomica, che quindi non è una cosa che non ci riguarda, ma che ci riguarda. Mi dica quando andiamo avanti. Quindi il primo passo, l'abbiamo detto, è informare i cittadini sulla presenza delle 90 atomiche delle nostre basi, quindi è chiaro che non è ovviamente un problema friulano, è un problema nazionale.
In un secondo tempo, quindi, arrivare ad azioni dirette che possano contestare un po' sulla scia anche del film che abbiamo visto, ovviamente non violente, questo stato di cose. E anche noi, nel nostro piccolo, raccogliendo un'idea che ho letto nelle newsletter che ci manda Tessino, abbiamo pensato di cominciare nel nostro piccolo un'informazione sul disarmo atomico a partire dal 4 novembre. Perché il 4 novembre? Perché il 4 novembre è la festa delle forze armate. Allora dichiareremo quella giornata festa delle forze disarmate e faremo delle cose in città. Per esempio, da cose ludiche molto carine, ve la voglio dire, perché le donne in nero costruiranno dei cappelli di cartone, andremo in giro, se saremo tante, cercheremo dei posti dicendo che noi vogliamo, mascherate così da funghi, i funghi che vogliamo sono solo i porcini e i frattaioli e non i funghi atomici. Anche altre idee, tuttavia vedo che mi invitano giustamente a chiudere, da qui lettere ai militari, proiezioni di film, donne e uomini sandwich e via discorrendo. Quindi vi ringrazio dell'attenzione. Allora, io sono Tiziano Tessino e abito a 8 km dalle atomiche di Aviano, quindi praticamente insomma me le trovo in casa, se scoppiano spariscono nei primi pochi secondi. E quindi un po' anche per questa coincidenza, insomma, di atomica ad Aviano mi occupo da parecchi anni. Lì a Pordenone c'è un gruppo di beati costruttori di pace che ormai è dal 97, che 96 anzi, che tutti gli anni organizza delle iniziative in occasione dell'anniversario di Hiroshima e Nagasaki, per ricordare appunto che questa non è solo una cosa del passato, ma è un rischio sempre presente, soprattutto appunto per il nostro territorio. Nell'ambito di queste iniziative che facciamo tutti gli anni, l'anno scorso siamo entrati in contatto con un avvocato, Joachim Lau, che pur essendo tedesco esercita a Firenze e che fa parte dell'associazione IALANA, Associazione Internazionale Giuristi Contro le Armi Nucleari, che ci ha proposto di fare un'azione legale appunto legata alle atomiche. Noi pacifisti, credo lo diciamo da sempre, insomma, che le atomiche sono immorali, ma diciamo anche che sono illegali perché sono contrarie al trattato di non proliferazione nucleare. Però questa, diciamo, restava una dichiarazione, come dire, politica, che poi non aveva conseguenze sul piano giuridico. E gli avvocati della IALANA invece si hanno proposto appunto di portare questa questione proprio sul terreno giuridico, quindi con un'azione civile in tribunale. E il ragionamento legale è molto semplice, insomma, queste atomiche per il fatto stesso di essere lì sono un pericolo perché rendono il nostro territorio obiettivo di possibili attacchi nemici, e c'è scritto nero su bianco che i russi, se scoppia la guerra nucleare, il primo posto dove tirano è dove ci sono le atomiche statunitensi, quindi se ci sono le atomiche noi siamo un obiettivo, se le atomiche non ci sono, vabbè, insomma, se scoppia la guerra nucleare è la fine per tutti, però lo siamo un po' meno. E quindi, siccome questa presenza è illegale, l'unica maniera per eliminare questo rischio è quello di eliminare le atomiche. Come c'è un articolo del Codice Civile che impone a chi causa dei rischi di mettere fine a questa situazione, noi appunto chiediamo questo, chiediamo al Tribunale Civile di ordinare lo smantellamento delle atomiche ad Aviano. Sarà un'azione legale che probabilmente insomma andrà avanti anni e chissà come finirà, però ci interessa appunto porre il segnale della illegalità di queste atomiche e in qualche maniera porre anche un segnale che appunto contro queste atomiche ci si può mobilitare, si può combattere, c'è una possibilità di eliminarle. Questo perché anche noi dalle nostre parti abbiamo quello che è stato detto da altre parti, insomma, la rassegnazione della gente, e che forse da noi è anche più forte che altrove, credo, perché le atomiche ad Aviano ci sono dagli anni 50, quindi ormai buona parte della popolazione le ha sempre avute, ha vissuto come se ci fossero sempre state. Io sono convinto che se in qualsiasi posto d'Italia andiamo a dirgli volete 50 atomiche,
la gente insorge come è insorta a Scanzano, però lì le atomiche già ci sono, non sono mai scoppiate e che volete che sia, no? C'è un sondaggio di Greenpeace di qualche tempo fa in cui si chiede agli italiani se sanno che le atomiche ci sono e se vogliono le atomiche oppure no. 2/3 degli italiani non lo sanno, ma 2/3 degli italiani non le vogliono. Bon, se andiamo a vedere, il nord-est è il posto dove si sa di più che ci sono le atomiche e c'è meno gente che le vuole mandare via. Cioè, è un paradosso, ma dove le atomiche ci sono fanno meno paura che da altre parti. Perché appunto si continua a pensare che non succede niente, senza rendersi conto invece di una cosa pericolosissima, che il fatto stesso che ci siano delle atomiche fa sì che altri vogliono averle. Cioè, se c'è un rischio di proliferazione nucleare in questo momento, non è perché la Nord Corea o l'Iran così la mattina si sono svegliati e hanno deciso di avere l'atomica, è perché noi paesi occidentali per primi facciamo passare il messaggio che la nostra difesa, la nostra sicurezza dipende dalle atomiche. Allora, se la nostra sicurezza dipende dalle atomiche, perché quella della Nord Corea non può dipendere dalle atomiche? Cioè, l'unica maniera per dire alla Nord Corea non deve avere l'atomica è dimostrare noi per primi che le atomiche non ci servono. E rinunciare alle atomiche è l'unica maniera per innescare veramente la via del disarmo nucleare. Quindi su questo noi appunto ci stiamo muovendo con questa azione legale. Siamo partiti in 5 perché tecnicamente dovevamo fare le cose abbastanza in fretta, quindi 5 cittadini rappresentativi del Movimento per la Pace a Pordenone, però l'obiettivo fin dall'inizio è stato quello di coinvolgere la gente. E per fare questo abbiamo costituito il Comitato Via le Bombe, che interverrà nell'azione legale, nella prima udienza che speriamo sia il 23 marzo, se non la rimandano ancora, e interverrà in causa al nostro fianco dicendo noi siamo qua in rappresentanza di tot cittadini, 200, 2000, 2 milioni, non lo so, non mettiamo limiti alla provvidenza. Ecco, credo che sia importantissimo appunto che ci sia questa partecipazione popolare, piacerebbe che riuscire a trasformare questa azione in una specie di class action contro le bombe nucleari. Per questo sono molto contento di quello che è successo un po' a Firenze, che si è costituito un comitato via le bombe anche a Firenze. Sarebbe bello appunto che questi comitati nascessero un po' in tutta Italia per far vedere che non è un problema solo dei cittadini che sono lì, è un problema che riguarda veramente tutti. Allora io poi là sul tavolino ho messo dei moduli di adesione, ma che si possono anche scaricare da internet. Il nostro sito è www.vialebombe.org. Magari se gli date un'occhiata, se vedete, insomma, se ci aiutate anche a diffondere queste iniziative, sia dal punto di vista come dire, culturale, sia anche appunto organizzativo. Chiudo con un ultimo spot di 30 secondi. Un altro strumento di divulgazione del tema nucleare che abbiamo messo in discussione, lo stanno facendo vedere adesso, è il DVD, questo DVD Le Gru di Sadako, che abbiamo prodotto come Beati Costruttori di Pace, mettendo insieme in buona parte insomma, immagini delle iniziative, del convegno delle iniziative che abbiamo fatto l'anno scorso in occasione del 6-9 agosto. E crediamo sia un ottimo strumento di divulgazione sia nelle scuole ma anche in assemblee, dibattiti eccetera. Grazie. Bene, tocca a Mariella Cao e intanto però io vorrei sottolineare l'importanza anche di queste denunce. L'aspetto giuridico è molto rilevante, credo che sia importante sia per la specializzazione degli avvocati che una volta quando si parlava solo dell'obiezione di coscienza si erano offerti di partecipare proprio per la loro competenza a difendere gli obiettori che finivano in galera. Adesso ci sono problemi molto di maggior impegno, di maggior livello e le cause di questo tipo sono ancora più complesse. Bisogna cercare di estendere l'amicizia e la solidarietà anche all'interno delle professioni e accingersi a fare cose che possono diventare anche un po' costose, ma poi un po' di solidarietà dovrebbe essere anche in questo campo e si realizzano risultati che poi non impongono certamente i miracoli, ma sono particolarmente significativi. Quindi bene quelli che affrontano questo argomento. Mariella, gettiamo le basi, la Maddalena. No, Comitato Sardo, gettiamo le basi.
ci chiamiamo così grazie ad Aviano, che nel 97 ha organizzato un convegno che ci ha toccato nell'orgoglio, come noi che siamo il peggio del peggio dell'Italia, zitti e immobili, e loro che si mobilitano. È stato un colpo potente, vi ringraziamo ancora. Noi partiamo da un presupposto come comitato, che se vuoi ripudiare davvero la guerra, devi ripudiare le basi della guerra. L'Italia per 50 anni ha vissuto in pieno concubinaggio con le basi della guerra che formalmente ripudiava. E per portare avanti questo matrimonio segreto, questo concubinaggio, ha usato la Sardegna come la sua sentina, caricando la maggior parte della penalizzazione sulla Sardegna. Cioè la lotta contro le basi della guerra è opposizione radicale alla guerra, indica percorsi concreti, anche perché la gente, quando la popolazione, quando si rende conto della portata di deprivazione di sovranità, dà prova di enorme capacità di resistenza. Quando parlo di perdita di sovranità, è non solo la perdita delle risorse, la perdita del lavoro, come ci ha fatto vedere la lotta di Teulada, è la perdita sulla gestione dei propri tempi di vita scadenzati in base alle esigenze militari, e in Sardegna perdita di vita reale in termini di tumori. C'è un libro molto interessante scritto da scienziati contro la guerra che si intitola Il male invisibile sempre più visibile, la presenza militare come tumore sociale che causa tumori reali. In modo molto sintetico, questo titolo contiene la radiografia, la diagnosi e la prognosi. Quello che noi abbiamo fatto in Sardegna, dico noi come movimenti di base, è stato rendere visibile questo male, rendere visibile l'intollerabilità di questo. Chiaro che purtroppo la Sardegna è privilegiata, perché tale è tanta la penalizzazione inferta da queste basi che è molto più facile. La Sardegna ha questo doppio ruolo di martire e di vittima. Quando dico martire, non sto esagerando, vi do soltanto un dato. Noi abbiamo sempre messo in evidenza appunto i tumori reali causati dalle basi. Ci hanno sempre detto fantasie, non è scientifico. Avevamo le liste con nomi e cognomi, ma non era scientifico. Dopo 5 anni di lotte, dico 5, siamo riusciti a strappare un'indagine epidemiologica. L'indagine quantifica purtroppo ci offre spiegazioni che sono a livello di fantageologia, fantameteorologia, pur di non mettere in discussione le basi, a proposito di governi amici, così. L'abbiamo quantificata, però pare che non sappiamo bene se ce l'hanno portata gli UFO o chissà che queste malattie. L'importante è non mettere in discussione le basi. Un piccolo paese, una frazione, sono 150 abitanti, case sparse, incuneate dentro quello che è il poligono più grande d'Europa, il poligono di Salto di Quirra, il secondo poligono più grande d'Europa è Teulada. 150 case, 150 abitanti, scusate, 20 tumori al sistema emolinfatico. E sono percentuali che non si trovano neanche nelle zone più bombardate dell'Iraq. Un altro paese, sempre ai confini di questo poligono, contiamo 14 casi di malformazioni genetiche. Tra i militari che stanno in questo poligono ne contiamo 15. E quando dico contiamo, sono i dati accessibili alle organizzazioni di base, quindi molto molto limitati, cifre approssimative per difetto. Quelli dei civili sono stati confermati dalla recente indagine epidemiologica. Ecco il tumore reale causato dalle basi. In Sardegna si è presa coscienza
di questo male che ci sta, che sta divorando l'intera isola. I due fronti, il fronte, diciamo, del no alle basi, in quanto le basi creano la guerra, se taglio le basi non tolgo alla guerra la possibilità effettiva di dispiegarsi. Ecco, il fronte, chiamiamolo pacifista, per intenderci in modo facile, purtroppo stenta ancora oggi a fare in propria, in pieno, questa campagna, tranne che in Sardegna, che ormai dal 2000 il movimento contro le guerre, il movimento per la pace, ha ormai come slogan portante, in genere in sardo, no basi, no guerra, niente basi, niente guerra, ha unito le due cose. L'altro fronte, che parte dalla penalizzazione inflitta alle sue condizioni di vita, ecco, non coincide automaticamente con l'altro, però è in grado di sferrare un colpo mortale alla macchina bellica. Teolada, l'avete visto, Teolada, che parte da una cosa banalissima, il diritto al lavoro in sicurezza, quanto di più banale possa esserci. Partendo dalla richiesta del diritto al lavoro in sicurezza, per 3 anni ha bloccato le manovre militari. Quest'anno non le fanno perché bloccagliele 3 volte consecutive, e queste manovre costano. Sappiamo che i clienti paganti del poligono hanno disdetto perché non è molto sicuro, cioè questa gente è un po'. E la Maddalena, allora faccio una presa, nel 2002 questo lavoro di base, di informazione, di raccolta dati sui casi di cancro, di raccolta dati sui posti di lavoro negati, questi nodi, la divulgazione di quella che è l'oppressione in termini quantitativi e qualitativi, diciamo, sono immersi in modo potente nel 2002, dove le varie lotte si sono intrecciate. Nel 2002 emerge quella che chiamiamo ormai la strage di Quirra o il genocidio di Quirra, gridato sulle prime pagine di tutti i giornali sardi, silenzio agghiacciante, tombale, da parte della stampa italiana. Ho 5 casi, Liberazione, Metro, Sigfrido Ranucci, su Rai News, un articolo su Il Salvagente. Per 4 anni, nel 2004 c'è stato un servizio sul report. 2002, appunto, la stampa che sempre in prima pagina incominciamo un morto qui, un altro morto, un altro malato. I pescatori ripartono con la loro lotta per il diritto al lavoro. Nel 2002 vengono fuori i piani degli Stati Uniti per la nuova base alla Maddalena e rincomincia la rimessa in discussione non della nuova base, ma della base esistente. La Sardegna, che allora c'era un'amministrazione di centrodestra, boccia tramite Comepa i progetti della nuova base USA. Parte una mobilitazione popolare diffusa, capillare, presidi al comune della Maddalena dalle 9 del mattino a mezzanotte, presidi alla regione, stanati i consiglieri regionali, perché era la patata bollente. Nessuno voleva esprimersi, cioè prima si è cercato di farla passare in segreto, fallita questa manovra della decisione nelle occulte stanze, allora veniva in salita. Parte insieme alla Maddalena la mobilitazione della Corsica, prendono posizione i produttori di vino, che puntavano sul prodotto di qualità, per cui avere una base nucleare a 2 passi dalla cantina comprometteva l'immagine. Presa di posizione dei produttori di formaggio, ecco, non erano posizioni contro ideologiche,
prese di posizioni che partivano da interessi concreti. Cittadini normali, maddalenini, che denunciano nelle varie sedi internazionali Bush in quanto comandante delle forze armate, accusandolo del cancro che avevano. Clamoroso, un consigliere provinciale di Forza Italia che denuncia in tutti i tribunali internazionali le nefandezze, il groviglio di bugie, menzogne e illegalità della base della Maddalena. Lui aveva un cancro e riteneva la base responsabile del cancro, anche lì, se volete, interesse molto molto concreto. Cioè, partita questa mobilitazione capillare, il Consiglio regionale, siamo all'amministrazione di centrodestra, nel 2004 ha fatto proprio il documento elaborato dalle associazioni Sardo Corse e ha bocciato in modo clamoroso la linea filogovernativa della Giunta, che chiaramente era allineata col governo per il potenziamento della base, e delibera smantellamento dell'esistente in tempi rapidi e certi, a maggioranza da un consiglio regionale di centrodestra. Quando siamo arrivati poi alle elezioni amministrative del 2004, lì si è creata, chiamiamola, una sorta di lobby di pressione elettorale, dove abbiamo chiesto ai candidati alla presidenza e a tutti i candidati consiglieri di firmare 3 impegni. Mi impegno a battermi con ogni mezzo non violento, politico, amministrativo, giuridico, legislativo, contro la presenza della base della Maddalena, lo smantellamento del poligono della morte e salto di Quirra, Teulada, e la chiarezza sull'uso di uranio impoverito, perché quando parliamo di uranio impoverito, con la lotta che ha fatto emergere il problema di queste armi ai limiti di legge, usate sia nei teatri di guerra sia nei poligoni italiani. Questo è partito dalla Sardegna. Nel 99, quando in Italia nessuno parlava ancora di uranio impoverito, se non in termini molto generici, in Sardegna era enorme la mobilitazione. Il Consiglio Comunale di Teulada già interrogava formalmente i vertici militari sull'uso di uranio, che chiaramente negavano sempre. Le manifestazioni del 4 novembre, e dal 99 che in Sardegna si fanno, partecipiamo alle manifestazioni organizzate dai militari chiedendo verità e chiarezza sui militari morti di sindrome Golfo Balcani Quirra. Non siamo molto graditi, però abbiamo rotto anche il fronte dei militari. Per dirla così, per dare l'idea di quella che è la presa di coscienza che c'è del pericolo delle basi, per esempio i poliziotti, il sindacato di polizia di destra ha sollevato in modo pubblico il problema: non vogliono più andare a fare le esercitazioni nei poligoni di Teulada e di Quirra, perché dicono i poliziotti di destra che sono pieni di uranio. Noi prima ci muovevamo sempre con la scorta della Digos dovunque. Da quando questi poliziotti hanno incominciato a dire che i poligoni sono all'uranio, che è la battaglia nostra, ci hanno tolto la scorta. Ecco, queste sono le lotte che si sono innescate, che è dal 2000, con questa accelerazione molto grossa che si è avuta a partire dal 2002, che ha investito tutti i santuari della guerra. Adesso abbiamo i governi amici. Appunto, nel 2004 li abbiamo dovuti inseguire, fargli firmare quello che chiamiamo il contratto col popolo sardo. 3 firme, non sia mai che poi dicano che l'hanno messa per sbaglio e non se ne sono accorte. Ne hanno messo 3.
Durante la campagna elettorale del 2005, in Sardegna tutti i leader politici della sinistra e della destra hanno promesso via le servitù, parola ambigua ma non entro in merito, via le servitù, tutti si sono impegnati a liberare la Sardegna dal carico militare che la penalizza in misura iniqua. Questo ci dà l'idea della forza che ha conquistato il movimento di base della strappare ai politici la promessa. Altra faccia della medaglia, i governi amici. Passata la festa, gabbato il santo, così si dice normalmente. La Sardegna dal 2002, a prescindere dalle amministrazioni di destra e di sinistra, dal 2002 la Sardegna boccia tutti i programmi di addestramento nei poligoni. Adesso è stato trovato l'accordo tra il governatore amico Soru e il governo amico Parisi. Via al bombardamento della Sardegna, perché abbiamo la missione in Libano. La Sardegna, senza le manovre di guerra e le sperimentazioni di guerra in Sardegna, la missione in Libano non può essere fatta. Da una parte questo ci conferma quello che noi diciamo da sempre, che purtroppo il movimento della pace stenta a prendere in considerazione, che senza le basi non ci può essere guerra, che deve tagliare le basi, i poligoni e gli arsenali della guerra. Purtroppo, cioè, ci conferma questo. D'altra parte, ci stanno ricacciando indietro a prima del 99, anno in cui in Sardegna sono partite tutte le lotte grosse. Altro accordo tra i governi amici, che ringraziamo tanto, preferivamo il nemico Berlusconi a questo punto, i governi amici hanno trovato l'accordo non per smantellare il poligono della morte Salto di Quirra, ma per potenziarlo a fini civili naturalmente, perché il poligono dovrebbe diventare un polo culturale. Quindi, queste sono le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario alla difesa Emidio Casula in visita in Sardegna. Trovato l'accordo difesa-regione per potenziare, a fini civili naturalmente, il poligono della morte e Salto di Quirra. I morti, certo, c'è stata l'indagine epidemiologica, ma l'istituzione l'hanno già dimenticata. Siamo rimasti gli unici a difendere i dati di un'indagine che per altri versi contestiamo, perché a livello metodologico non ci quadra, ha giocato a minimizzare, eccetera. Dimenticata. La Maddalena. Beh, la Maddalena ci hanno raccontato che c'è stata la corsa a mettersi la medaglietta. Fini dice che merito suo, Berlusconi dice che merito suo, Soru tutto merito mio. E Cossiga, poi è entrato in ballo anche Cossiga, no, io sono il libertador della Maddalena. Noi, prima di dire che gli americani se ne andranno via dalla Maddalena, aspettiamo di vederli partire. E canteremo vittoria il giorno che li vedremo andare via. Alla Maddalena c'è il problema di un inquinamento, a questo punto diciamo documentato. Prima erano voci, adesso abbiamo i dati quantificati, più 177% di tumori al sistema immunolinfatico, più 335% di melanoma, eccetera, eccetera. Abbiamo i dati scientificamente quantificati. E il ministro della Difesa Parisi ci dice che è tutto a posto. La regione tace in modo totale. Il sindaco e i sindacati minacciano di denunciare tutti quelli che mettono in discussione la purezza delle acque cristalline della Maddalena e gridano al complotto internazionale su chiunque tolga fuori i dati dell'impatto sanitario.
qual è la politica. Noi stiamo vivendo questa politica, ci stanno raccontando che abbiamo vinto su tutta la linea, dalla Maddalena vanno via, Teulada sarà presto smantellata, avete vinto su tutta la linea. Che cosa state in piazza? A che cosa servono le associazioni di base? Ormai la battaglia è stata assunta saldamente dal ceto abilitato e competente, dal ceto politico che se ne sta facendo carico. Abbiamo i governi amici, vediamo di non scocciare il guidatore, tornatevene a casa, avete vinto. Questo è il clima che stiamo vivendo oggi in Sardegna. Diciamo che non è vincente, perché la mobilitazione continua e continua ancora. Chiudo con, che mi piace molto, con le parole di uno dei pescatori di Teulada, che commentando la sua lotta, perché loro ci hanno insegnato che si può combattere e si può vincere, che non siamo perdenti in partenza, e loro dicono: per 50 anni davanti a questo mostro abbiamo cercato sempre di ridurci, di rannicchiarci, di stare zitti, però più noi ci siamo ritirati, più questo mostro cresceva. Alla fine abbiamo capito che avevamo soltanto un'alternativa, o lui o noi. Abbiamo deciso di combatterlo e abbiamo capito che siamo capaci di colpirlo al cuore. L'abbiamo ferito mortalmente, però siamo capaci di colpirlo al cuore. Queste sono le parole di cui ringrazio i pescatori di Teulada, che ci insegnano, ci confermano che quando la società civile è consapevole del danno che subisce e del danno che fa col suo silenzio complice, consentendo le guerre, da capacità di mobilitare tutte le sue risorse, e non c'è potenza armata, non ci sono né potenza economica che riesca a vincere questa società organizzata che lotta per i suoi diritti. Allora, grazie anche a Mariella e alla importanza del suo intervento, anche perché suggerirà, penso, riflessioni su il rapporto fra movimenti non violenti e politica di parte diversa. Interessante vederlo e forse approfondire un poco il discorso. E quindi passerei all'intervento successivo, che è di Francesco Locascio, segretario del MIR. Intanto ringrazio e saluto gli amici sardi dell'altra isola. Io intervengo presentando delle note di informazione sulla situazione in Sicilia, perché ci hanno dimostrato un modello possibile di non violenza, non teorizzata, ma praticata. E questo è un aspetto importante di speranza per noi, pur nei limiti di accesso alle informazioni, perché pare che, pur essendo persone, conveniamo in questa occasione, interessate e impegnate su questo da parecchio tempo, alcuni elementi di informazione in effetti difficilmente passano, nonostante internet, nonostante tutto. E quello è veramente un bel modello, come pure quello di Turi Vaccaro, che è arrivato adesso, che alcuni dicevano una delle poche forme di antimilitarismo concreto e praticato. Almeno due bombardieri sono stati messi fuori uso. L'intervento che farò presenta una scheda sulla situazione in particolare di Sigonella. Vuole essere un contributo forse un po' più tecnico, ma andrò velocemente, lasceremo scorrere le immagini, ciascuno se vuole può leggere, a cercare di vedere che possiamo fare in un momento come questo, in cui questo tema purtroppo per noi ci vede a organizzare con tempismo la nostra iniziativa, perché c'è tutta la situazione iraniana, la situazione della Corea e via discorrendo, che ci pongono purtroppo
il tema del nucleare all'ordine del giorno. Ora, a questo punto, quello che io mi chiedo è, io penso che è fondamentale come questo comitato si stia ponendo il tema del disarmo nucleare come tema specifico nell'ambito della iniziativa sulle armi, sulle basi militari. Sigonella nell'indicazione NAS Sigonella 1, NAS Sigonella 2, sono le due strutture principali nella zona di Catania. Poco fa si è ricomiso. Adesso si può riprendere con Google Earth in questa maniera, andiamo avanti. Sigonella, questa è la struttura di Sigonella, vai avanti, questa qua è la fotografia di Sigonella, le riprese sono fatte tramite Google Earth e accessibili su internet. Pensate che con Turi e Alfonso fare soltanto uno schizzetto a matita portava la gente in carcere, arrestati per aver fatto spionaggio militare con gli strumenti in mano, che se ricordo bene erano un block notice e un pennarello, gli strumenti di spionaggio militare di qualche anno fa per gli stessi amici che siamo qui e si lavora a Comis. Andiamo avanti, questi sono gli aerei, questi possono vedere, vai avanti. Sulla base, questa qua è la quantità dei militari coinvolti in quella base. Questa è una delle basi, però quello che voglio fare notare qua è anche la centralità di questa struttura in Sicilia. Noi ci siamo convocati, andiamo avanti, in questo appuntamento con l'allarme dettato dal conoscere le cifre della Stonax, l'accordo che dice come in Italia abbiamo tuttora 90 testate nucleari tra Gedi e Aviano. 90 li abbiamo in base a quell'accordo per quanto riguarda strutture di aviazione. Ma non è soltanto questo il problema. Pensiamo a tutta la battaglia intrapresa dagli amici tarantini di Peace Link, eccetera, che hanno messo fuori la storia dei 10-12 porti abilitati a ospitare navi nucleare, a capacità nucleare, navi che durante la guerra le abbiamo avute attraccate nei nostri porti, per cui stiamo a fa storie, se vogliamo, la centrale è una base a una distanza X dalla città, però quando mi attracca nel porto di Palermo una nave a capacità nucleare, il suo reattore e il suo carico sono lì, davanti a me, a 500 metri di distanza. E via discorrendo, e questo Napoli, Taranto e via discorrendo è ben tollerato. Sigonella in tutta questa storia ha, secondo i dati che sono disponibili, una capacità di altrettante armi che vengono in passaggio da noi. Nella base il Dipartimento delle Armi con 111 militari e muove 80 milioni di libbre, che sono quindi più di 450 grammi sarebbe ciascuna libra di armi. Lo stoccaggio delle bombe nucleari del tipo B-57 viene usato sono quelle che vengono usate per la guerra sottomarina, e questo è dedicata fondamentalmente a questa installazione. Questa è l'unica struttura nel Mediterraneo che opera per la guerra antisomme, a questa è dedicata. Inizialmente, vai avanti, era una struttura pensata un po' di secondo piano rispetto allo scontro est-ovest, via via ci siamo trovati ad essere in una posizione sempre più centrale. Se continuiamo ad andare avanti, andremo vedendo come questa struttura si è resa centrale in tutti i conflitti nei quali ci siamo trovati adesso. Per cui ragionare sì sul tema basi e sulla prospettiva medio-lunga che noi abbiamo per risolvere il problema della presenza di basi straniere sul nostro territorio, però la richiesta di una puntualizzazione e chiarimento per quanto riguarda l'aspetto nucleare, come hanno fatto gli amici, Tiziano ha ricordato la denuncia sul problema della presenza delle armi nucleari sul territorio dove lui vive. Per questo motivo,
per il diritto proprio dei propri figli e di chi viene dopo. Questo è un discorso a parte che merita di essere puntualizzato in maniera specifica. Non stiamo parlando di stupidaggini. Poco fa giustamente un'amica ci ha pregato di sospendere, di mandare le immagini di Hiroshima nel momento in cui avevamo più stimoli e non prestavamo la dovuta attenzione a quelle immagini. Ma quando noi parliamo di queste armi, stiamo parlando armi di un kiloton e via discorrendo, armi di anche talvolta di potenza di svariate volte mai avanti, maggiore di quella di Hiroshima, di quello che abbiamo visto, delle conseguenze che abbiamo iniziato a vedere prima di sospendere l'immagine. Qui vediamo il tipo di aerei che sono coinvolti e che sono presenti all'interno di questa base. Ovviamente in questo genere di situazione, tanto quanto le esperienze che sono state raccontate precedentemente, le autorità militari negano e giurano anche il falso, se serve. Giurano anche il falso, andiamo avanti, perché ci accorgiamo che, per esempio, sono arrivati a negare ciò che poi era evidente, pure in presenza di ispezioni parlamentari. Degli amici che hanno comunicato di non poter venire oggi, adesso con, per fortuna, un maggior carico istituzionale, beh, però Paolo, Giovannino Russo Spena, sono sempre gli stessi che ora sottosegretari di governo e capogruppo di partiti componenti di maggioranza parlamentare, sono quelli che però se ne facevano le ispezioni nei vari siti e grazie ai quali l'accesso alle informazioni abbiamo potuto avere. È un impegno sul quale contiamo di poter proseguire. Ti vediamo come, per esempio, ai nostri parlamentari è stato negato l'accesso alle parti importanti nella base, o la pattica con la quale ci si relaziona con col parlamentare, ma quindi con l'opinione pubblica, con i cittadini, è quella sempre dell'ammettere fino a una determinata data, dopodiché o è top secret oppure non se ne sa nulla, oppure si inventano balle di quelle colossali. Una delle cose più belle che abbiamo visto era la faccia di Luciano quando era seduto in trattativa. Dov'è Luciano? Non lo vedo più. Dov'è? Quando eri incazzato in trattativa con i militari perché ce l'hai davanti che ti incominciano a girare numeri, a dire no, 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 quando sai benissimo che bleffano e via discorrendo. Questo in trattativa con dei pescatori, ma con i parlamentari non è che cambia. E questo qua è un fatto offensivo per la democrazia, e tanto più poi quando si tratta della relazione tra autorità di paesi distinti. Il problema è che, andiamo avanti, anche quello di qual è lo statuto di questa base, perché è iniziata grazie a un accordo diretto tra Stati Uniti e governo italiano. Anche questi sono passaggi da capire, perché la definiamo base NATO, ma base NATO che vuol dire? Base NATO implicherebbe, per esempio, un doppio livello di comando, in qualche modo, quando noi sappiamo benissimo che c'è un esautoramento da parte delle autorità italiane nella gestione di questo genere di strutture. Qua andiamo sulle generali, parlo di questa base, ma per le altre evidentemente la musica non cambia. E a questo punto è un problema di democrazia per noi fondamentale, perché il controllo di chi su che cosa. Spesso veniamo, andiamo avanti, presi in giro. Qui stiamo vedendo come e quanto, andiamo avanti, la base di Sigonella è stata implicata nella passata guerra. Nella passata guerra, vai avanti. Possiamo vedere come, qua ci siamo. La media sì, è quella di una cinquantina di aerei e fino a un centinaio di unità in media. Però i voli normalmente sono 125 alla settimana, di cui due commerciali per gli approvvigionamenti del personale, che ovviamente svolge tutto all'interno della base e non porta nessuna ricchezza sbandierata ma non reale al territorio che c'è attorno, tranne che però le commesse
per aziende in odor di mafia, per tutto quello che riguarda costruzione e via discorrendo. La scheda è fatta su, basata su materiali particolarmente raccolti da Antonio Mazzeo, è abbastanza preziosi, che sul sito Terre di Confine potete trovare, poi alla fine vedrete anche l'indirizzo. Per i Iraqi Freedom siamo arrivati a 12.000 aerei con 29.000 passeggeri. Buona parte del traffico andava in Kuwait, Bahrain, in basi greche e alle portaerei avanti Truman e Roosevelt. L'incremento che è gravitato su Sigonella, quindi sull'Italia, pensate alle bugie del governo sulla posizione ambigua dell'Italia, che era, non era coinvolta, che sono storie. L'incremento di transito, di, per esempio dell'approvvigionamento dei rifornimenti, da 200 a 900 galloni di carburante, munizioni, sono passate quasi 2 milioni di tonnellate di munizioni esplosive e centinaia di missili per le unità di superficie, vai avanti. Sarebbe stato possibile, così per come è stata l'operazione Iraqi Freedom, se non ci fosse stata la servitù politica, oltre che militare, dell'Italia con la nostra base, e non solo quella in Sicilia e quelle del nord, a rendere possibile quello che è accaduto? Evidentemente questa è la ragione dell'importanza del nostro impegno, e dell'importanza del nostro impegno comunque anche sul terreno nucleare, perché lì vediamo come c'è sempre una doppia capacità da parte degli armamenti coinvolti. E vediamo anche come i distaccamenti che lavoravano nell'area del Golfo con i Tomahawk, che sono praticamente missili cruise, cioè gli stessi di quelli che avevamo con lanciatori diversi, ma di quelli che avevamo a Comiso, e questi qua sono stati installati da un distaccamento di Sigonella. Da questa tabella vediamo come il battaglione di elicotteri è stato impegnato in tutte le operazioni principali delle quali abbiamo esperienza, fino a centro dell'Africa, Jugoslavia, Somalia, Medio Oriente, vai oltre, tutti questi Kurdistan, Iraq, hanno trovato una proiezione che partiva dalla Sicilia. Chiedere quello che stiamo chiedendo qua per le diverse basi, per questa base, evidentemente ha a che fare con tutto il resto. Adesso siamo pure coinvolti nelle iniziative per il controllo del trasporto di armi NBC, quindi anche nucleare, batteriologico e chimico, e sono descritte esperienze per esempio di esercitazioni su Trapani, dove componenti civili, quali vigili del fuoco di polizia, sono state coinvolte sotto controllo americano all'interno di esercitazioni su un ruolo non loro. E non NATO, perché è un accordo diretto tra il governo degli Stati Uniti e alcuni paesi. Quindi a questo punto l'essenzialità di questo impegno è dovuta a questo motivo. Cosa abbiamo fatto noi per ora? Questi sono la lista dei torno indietro. Sono alcuni dei gruppi che sono impegnati nella zona di Catania per le iniziative contro la base. Quando è scoppiata la guerra nel Golfo abbiamo fatto una manifestazione, eravamo in 15.000 persone, contando sulla coincidenza in qualche modo. Poi periodicamente, quando sono stati incontri NATO, c'è stata sempre forme di presenza sit-in e via discorrendo da parte dei gruppi pacifisti in queste occasioni, ma col rischio che questo possa essere insufficiente. È un compito impari, questo ci tenevo a farlo vedere, e che ci pone il problema dell'adeguatezza degli strumenti e degli obiettivi che ci diamo. A questo punto quello che noi penso dobbiamo fare in occasioni come questa, e non solo, è quella di capire qual è per noi l'ordine di priorità che vogliamo darci e quali sono gli obiettivi. Io penso che è giusto muoversi su questo tema del nucleare, e penso che nel quadro di una prospettiva del nucleare base, quello che noi dobbiamo chiedere è chiarezza sullo statuto di queste basi e rispetto di quello che sono le nostre prerogative, e un po' di iniziativa che descriveva
Tiziano. Chiarezza sullo statuto anche non nucleare del nostro paese. O è reale o ci pigliamo in giro. Ma questo governo che sull'impegno per la pace ha fatto leva per andarsi a insediare, ha degli obblighi di fronte alla di fronte alla cittadinanza per di essere in questo conseguenti. Io penso che sia utile un'azione che veda incrociarsi tra un'opera di lobbying per un verso, parla istituzionale, e di azione diretta non violenta. Le due cose non possono essere viste disgiunte. Abbiamo un impegno degli enti locali, grazie ai quali per esempio siamo qui oggi, abbiamo avuto questa iniziativa parlamentare che penso merita di trovare degli strumenti per essere seguita, di una mozione che chieda, rivendichi questo, ma che non rimangano come lasciate un po' a se stesse, ma che abbiano il nostro impegno dietro e che si vanno a affiancare a iniziative quali quelle descritte dagli amici di Pordenone. C'è un problema di quali siano i soggetti per poter portare avanti impegno di questo genere. Io penso che non dobbiamo valorizzare le campagne, grazie, mi avvio a concludere, le campagne esistenti. Personalmente sono impegnato come altri in rete Lilliput, penso che questa e altre situazioni di rete vadano coinvolte e invitate a aderire e a portare avanti questa nostra iniziativa e poi via via il coinvolgimento delle altre iniziative. Noi abbiamo anche, come si chiama, per quanto riguarda in Sicilia poi altre situazioni, Trapani, su Birgi sono state fatte altre iniziative di questo genere e poi un elemento che per conto mio è di speranza e per noi è importante. Con alcuni dei presenti ci si è conosciuti nell'impegno di Comiso. Non è vero che le cose non possono essere cambiate. Noi abbiamo, l'esempio per me è quello di un monaco buddista, Ginio Morishita. A suo tempo avremmo detto che era l'unico capace di mettere d'accordo popolazione riluttante, poliziotti e autonomi, perché col tamburello alle 5 di mattina poteva per alcuni essere snervante. Però a distanza di anni che cosa è successo? Ginio Morishita è ancora lì a pregare, riuscendo a costruire la sua pagoda per la pace. L'espressione massima dell'idea di potenza, le alleanze militari, le armi nucleari, non ci sono. I missili a Comiso non ci sono più. Una delle due alleanze militari è smantellata, non c'è più il patto di Varsavia, tutto e via, un monaco è lì ancora, continua a pregare, è riuscito a costruire man mano la sua cappella, diciamo, e dopo 20 anni tutto ciò che appariva forte e potente è svanito nel nulla. Lui continua la mattina a scendere verso il paese col suo tamburello in preghiera. Grazie. Bene, grazie anche a Lucascio e al MIR in Sicilia.